cosa ti aspetti da questo viaggio? Penso di provare molte, molte emozioni, alla fine cioè, è un viaggio da ricordare. Per te che cos'è la memoria? Quanto è importante per una ragazza così giovane? Tanto perché alla fine forma la persona che poi diventerai. Sicuramente un'emozione che proverò sarà l'incredulità di quello che è successo e che la disumanità che è stata. E mi aspetto di provare molte emozioni, anche se ancora non riesco bene a immaginarle. È la prima esperienza e mi auguro che sia un'esperienza del tutto particolare, proprio perché è la prima e soprattutto di condividere dei momenti importanti di collettività anche con persone che non conosco, proprio perché è un'esperienza che permette di condividere sentimenti che comunque sono comuni, dei sentimenti profondi e che quindi posso condividere anche con persone che non conosco. In realtà ho già visitato un campo alla città di fine anno. Lì per lì ho avuto esperienze veramente negative, no? Perché è comunque provante. Secondo me sarà parecchio duro elaborare dopo anche le sensazioni che verranno fuori. Io sono stato molto in silenzio, non ho avuto spesso il coraggio di parlarne anche con gli altri, no? Quindi secondo me sarà un'esperienza particolarmente toccante e formativa anche per la mia vita e per insomma, le esperienze future. Ecco. L'impatto non è troppo forte, non è subito qualcosa che risulta essere triste, però se vai a vedere luoghi come per esempio c'era una baracca con cioè, scritto che era per esperimenti, no? Per la sperimentazione con forni crematori e una delle prime camere a gas dove vabbè, hanno fatto appunto questi esperimenti, se così si possono chiamare, quella è stata abbastanza pesante come cosa. Come vedere anche un bunker pieno di celle, ogni 2 metri ce n'era una, un posto vuoto, quello era abbastanza angosciante. Dall'esterno, da lontano, sembrava un posto, non dico normale, però sicuramente meno triste di quello che è dal dentro. Mi aspetto un cambiamento maggiore perché vado a visitare diverse realtà, diversi campi, vado a una manifestazione e quindi sono molto curioso e sono aperto a tutte queste esperienze, a tutte queste nuove conoscenze, a parlare con persone diverse e a questa grande possibilità che mi è stata proposta. Personalmente è stata la prima volta che ho affrontato un'esperienza del genere e quello che posso affermare con certezza è che sicuramente sono una ragazza ben diversa da quella che è partita all'inizio di questo viaggio. E personalmente la prima volta che sono entrata al campo di concentramento a Dachau mi sembrava la prima volta che ho varcato il cancello come se avessi percorso 100 km. Mi sono sentita veramente cioè ero come affaticata, proprio perché in realtà le sensazioni che ho provato sono molteplici, cioè non, un miscuglio tra sofferenza, angoscia, ma anche tristezza nel pensare di tutte quelle atrocità che sono state compiute in questi campi, soprattutto a persone innocenti, la cui una colpa è stata quella di essere nati alla fine. Mi sono veramente emozionato, soprattutto quando abbiamo visto, per esempio, delle lapidi in cui c'erano delle immagini di delle persone che erano semplici, come tutti noi, potevamo essere noi se fossimo nati 70-80 anni prima. E quindi questo mi ha fatto capire come sia fortuna, sia questione di fortuna e che noi dobbiamo in qualche modo restituire la fortuna che abbiamo avuto, ricordando e appunto venendo nei campi, facendo questi video, queste esperienze che ti formano abbastanza, insomma, parecchio. Sono cambiata, penso che ritornerò a Firenze con un bagaglio culturale molto più ampio e con molta più emotività nel vedere le mie giornate e pensare che sono veramente fortunata a vivere ogni giorno con i comfort che anche tutt'oggi non ci sono in molte parti del mondo. Diciamo che le mie attese sono state in parte confermate, in parte mi sono dovuto ricredere, perché comunque questo viaggio
è stata veramente una cosa bellissima, ma anche molto formativa, e da questo punto di vista veramente ho imparato cose nuove e ho scoperto cose che non avevo mai visto prima. E, però allo stesso tempo è stata un'esperienza anche molto provante dal punto di vista psicologico, perché vi posso garantire che nel vedere questi campi, nel vedere queste cose, è veramente impossibile stare indifferenti. Mi ha dato in realtà anche tanta speranza, mi ha dato tutto questo senso di angoscia e di disperazione, anche un po' perché era veramente davanti a questa la crudeltà umana, però mi ha dato anche tanta speranza, proprio perché ho incontrato delle persone bellissime che non conoscevo prima, e vedere appunto vivere questa cosa con queste persone, vedere che sono delle persone che, che l'hanno vissuta come me, hanno sofferto come me, che quindi pensano lo stesso di me, che non sono tutte, cioè che insomma ci sono belle persone insomma in questo mondo. Quindi è stata una bellissima esperienza, tornerò in realtà con un bagaglio molto positivo. Ci portiamo gli strumenti per poter cambiare e per poter cambiare in meglio le sorti del nostro futuro. E ovviamente anche la consapevolezza della responsabilità che noi giovani abbiamo, perché ovviamente passati quasi 80 anni dalla liberazione dei campi di concentramento nei paesi in cui siamo stati, abbiamo il dovere di raccontare quello che è successo per evitare che queste storie finiscano nel dimenticatoio della storia. Durante la visita dei vari campi siamo stati travolti da emozioni diverse tra loro, come un'imponente onda che non possiamo gestire. L'unica cosa che riuscivamo a fare era stare immobili ad aspettare che queste emozioni prendessero il posto della ragione. Abbiamo provato sensazioni che non possono essere spiegate a parole. Esse possono essere riassunte con le espressioni nodo alla gola, rabbia, angoscia, senso di oppressione e tristezza. Ma in realtà abbiamo provato molto più di questo. L'unica cosa della quale siamo totalmente certi è che siamo fieri di aver partecipato a questo viaggio, siamo orgogliosi di partecipare al mantenimento della memoria. Le parole a cui ho pensato prima di arrivare a questo viaggio erano dolore, sofferenza, un senso di colpa anche, perché quando ho visto a Mauthausen le foto degli italiani dietro il monumento, c'erano anche molti giovani, anche ben vestiti, sorridenti, e ho pensato che come loro avevano avuto prima una vita normale e a un certo punto sono stati buttati in una realtà così drammatica, così fredda, così ingiusta. Quello che è successo a loro poteva capitare anche a noi alla fine. E l'unica cosa che ci ha salvati è la fortuna, perché noi siamo nati nella parte giusta del mondo al momento giusto. Però quello che è capitato a loro poteva capitare anche a noi.